Salve ragazzi, bentornati su Pixel Channel. Come avete visto nelle puntate precedenti, abbiamo fatto l'estirpo delle piante in vivaio, piante di tutti i tipi. Ora siamo qui che stiamo facendo la piantumazione nel famoso pezzo lascia raddoppia, e qui abbiamo una pianta di quelle che hanno fatto 2 anni, che era con l'idea di innestarlo al terzo, quindi piante che verranno innestate sul posto questa primavera, piante che sono già di una certa altezza. E qui abbiamo i nostri buchi che avevamo già fatto con una trivella da 30, sarebbe, visto il volume dell'impianto radicale, più opportuno farli magari da 40, ma in realtà avevo comprato una spirale più larga per la trivella, ma la punta è ancora da costruire, è sempre tutto nella lista delle cose da fare, l'infinita lista delle cose da fare. Ora non... ho tralasciato il discorso delle micorrize perché queste sono già micorrizzate in vivaio, quindi va bene così, non dovrebbe esserci problema. In realtà queste qui micorrizzate col tartufo non sarebbe stato male prendere anche qualcos'altro. In ogni caso, come possiamo vedere, siamo anche un po' più larghi del buco, quindi non è neanche bello piegare le radici, ma adesso le infiliamo dentro, poi allarghiamo un pochettino il buco in modo da dare la possibilità alle radici di allargarsi. Non tutte sono così larghe. Comunque è sempre opportuno cercare di farle allargare il più possibile. E il lavoro che abbiamo fatto di portare l'acqua prima di creare umidità di fondo è particolarmente funzionale al discorso che queste radici scendono in profondità, quindi quest'anno, comunque vadano le cose, disporranno comunque di una certa quantità di umidità di fondo dove far scendere le radici, che sono quelle che vanno a recuperare l'acqua nei momenti di stress. Vedete che ci sono anche i nostri lombrichi, ne abbiamo appena ucciso uno, peccato, era un bravo lombrico. Dopo un po' di anni di sovescio i risultati si vedono anche qui, e soprattutto perché sono saltati fuori, perché abbiamo portato dell'acqua. Allora, ok, qui lasciamo già il nostro invito per dare dell'acqua, perché ovviamente dovendo innestarli sul posto ci sarà necessario e fondamentale venire a bagnare prima. Ora segna nei prossimi giorni della pioggia, ma sarà una pioggia assolutamente significante. Eravamo partiti da una previsione di 30 mm, siamo già scesi a 15, quindi probabilmente dovrò venire a portare l'acqua già subito in posto impianto, ancora prima di preoccuparmi della irrigazione pre-innesto. Quindi niente, queste sono diventate un po' più grosse, un po' più alte da innestare. Ad ogni modo, con l'innestatrice le innesteremo, qui c'è già un innesto occhio, andremo a innestarle a questa altezza qui. Non è un particolare problema per l'innestatrice, perché fino a 2 cm di diametro si innestano ancora bene, anzi così abbiamo un po' di tutte le misure e recuperiamo bene tutte le marze. In aggiunta, ora sono rimasto un po' preso nei lavori, avrei dovuto recuperare dei pali di legno a gratis per piantargli un palo e mettergli la rete, anche perché qui la situazione Caprioli, nonostante qui sia tutto cintato, ma un recinto elettrico con 3 fili risulta al fine pratico assolutamente inutile al contenimento dei Caprioli, quindi queste piante andranno impalate e posizionare la rete intorno, oppure
In alternativa ho ancora delle reti di plastica, quindi potrei e dispongo anche di tutte le bacchette che ho iniziato a sostituire nei recinti per mettere i pali. Potrei iniziare a mettere anche una bacchetta di ferro con una rete molto stretta, tanto andremo a innestarlo sopra la rete. Non è funzionale per i cinghiali, ma è funzionale per i caprioli, e comunque i cinghiali non entrano perché qui è tutto cintato. Niente di che, continuiamo a piantare, magari vi metto anche una visione panoramica. Sperando di poi tirare su queste piante all'ora del mondo. Purtroppo le altre sono state completamente spaccate dai cinghiali e poi spelate dai caprioli, e quindi sono venute su molto male. Oltre ancora al discorso della siccità, la previsione comunque anche per la siccità non è buona, sembra che quest'anno sarà di nuovo complicato, ma se riusciamo a non farle seccare il primo anno con la siccità, poi prima o poi statisticamente è probabile che arrivi un anno di pioggia, e se sono già radicate e poi arriva un anno di pioggia, dovremmo sfangarla abbastanza bene. Ok, signore, la puntata termina qui, ci vediamo prossimamente sempre qui su Iene Pixel Channel, ciao a tutti.